Salve a tutti, Randy Papero dagli schermi di Fuori Scena TV. Oggi parliamo di una inusuale iniziativa di presidente di società Mongoport di Fuori Scena, il giovane Cucano. Un nome, quello del clan di Cucano, che in terra di cicoria viene normalmente associato a formazioni politiche di centro. Eh già, perché la cicoria è un territorio caratterizzato da dinamiche politiche di tipo clanico, un po' come i territori tribali di Pakistan e di zona subsahariana. Ma mettiamo da parte questa considerazione di carattere antropologico, sulle quali torneremo con un servizio dedicato, e concentriamoci sull'ultima dichiarazione dell'ultimo rampollo del clan cucanico. Il giovane Gabo si è rivolto con una lettera pubblica al direttore di Gazzettino Cicoriano, l'ottimo Victor Goodmorning, my friend, chiedendo di conoscere a chi deve essere ascritta la frase virgolettata «grande speculazione etilizia», riportata in un articolo di Gazzettino. Il giovane Cucano, infatti, intende dare incarico ad un legale di valutare se esistono gli estremi per una denuncia di diffamazione, oppure, qualora la speculazione esista, attivarsi a tutela della sua società e di territorio. Ora, amici, è evidente che giovane Cucano fa finta di non sapere da quali ambienti proviene l'illazione secondo la quale, dietro l'operazione Mongoporto, si nasconderebbe una speculazione edilizia avente ad oggetto l'area interessata, nonché quella della stazione di Fuori Scena. Ebbene, sono andato a rileggere le dichiarazioni incriminate, pubblicate su diversi siti web, e in nessuna di esse si fa riferimento, in termini espliciti, al fatto che la società Mongoport di Fuori Scena, della quale il giovane Gabo Cucano è presidente, sarebbe direttamente coinvolta in codesta presunta speculazione. Le denunce che vengono avanzate sono molto generiche e si limitano ad esprimere la preoccupazione che, grazie al fatto che il Mongoport di Fuori Scena sarà realizzato con un project financing, si possono aprire varchi ad interessi di tipo speculativo. La protesta del giovane Gabo Cucano appare francamente eccessiva, anche alla luce del fatto che la società che egli presiede è totalmente pubblica. Cosa pretende il giovane Cucano? Che le azioni di una società pubblica non siano sottoposte al vaglio anche polemico di opinione pubblica? Qualcuno dovrebbe spiegare a questo giovinotto che i veri azionisti della società che egli presiede, e in vero una sorprendente carriera considerando la sua giovane età, sono i cittadini, i quali versano le tasse con le quali viene pagato il suo stipendio. L'unica cosa che dovrebbe fare il giovane Cucano è quella di fornire spiegazioni e rassicurare gli azionisti della società Mongoport di Fuori Scena, cioè i cittadini, che i loro timori sono completamente infondati. Non minacciare querele. Randy Papero da Fuori Scena TV.